Quali sono i motivi che spingono i commercianti a protestare contro il mercato etnico? Ma non soltanto i commercianti ma anche i cittadini, per lo più commercianti perché qui si sta ravvisando una sperequazione dal punto di vista commerciale e fiscale, cioè stiamo assistendo praticamente ad un ghetto istituzionalizzato eh, con i soldi del comune e anche in parte della regione dell'ex giunta regionale. E con i quali e qui si sta creando un, un centro commerciale della contraffazione perché tanto questo sarà, molti ci dicono lei sta facendo un processo di no perché comunque molti eh, dei, dei futuri occupanti di questi eh, dei, degli stalli che sono qui all'interno di questo tunnel sono gli stessi che erano nell'ex mercato abusivo e che comunque eh, commercializzavano prodotti contraffatti adesso vorrei capire secondo quale logica prima Vendevano roba contraffatta, adesso invece no.